ritorno in una veste completamente inedita, nuovo Coleos di casa Renault. Il design elegante si fonde con la robustezza e con la cura dei dettagli e va a completare la gamma dei crossover di casa Renault. È pronto a lanciarsi in ogni sfida, soprattutto con classe e con eleganza, come vuole essere anche elegante e di classe Riccardo Adorno di Rabino Auto, che oggi ha deciso questo giro di prova per noi. Innanzitutto buongiorno, dove mi porti? Ciao Sonia, un saluto a tutti, ti porto sul lago di Avigliana a provare la nuova Coleos e andiamo a provare la versione top di gamma del nuovo Coleos, parliamo di un Initial Paris. Bene, andiamo allora! Bene! Si tratta di una seconda generazione, no? Quella che ha partorito Talisman ed Espace, Riccardo, però comunque ha uno stile e un design completamente rivalutato, insomma, rivisto. È la seconda generazione di Coleos, però è totalmente rivista e a differenza della prima, questa entra a pieno titolo nella gamma premium di Renault. Le dimensioni sono la prima, diciamo, peculiarità di questa vettura, perché è enorme, non solo dentro ma anche fuori, e poi il bagagliaio ha una capacità di carico notevole, se non erro. 4,60 m di lunghezza, notevole spazio all'interno, notevole spazio di carico, abbiamo più di 600 litri di vano di carico, comoda per 5 persone, quindi ti dà la possibilità di vivere il tempo libero e la famiglia comodamente e anche a un livello decisamente alto. I motori, solo diesel, questo è diesel? Motori diesel, abbiamo due livelli di motori, abbiamo un 1600 diesel da 130 cavalli con configurazione a due ruote motrici. E poi abbiamo questo motore 2175 cavalli con il cambio automatico X-Tronic di nuova generazione, quindi a variazione continua, molto... E questa è la novità, il cambio automatico. Questa è la novità, e la novità che adesso andrà anche su altre vetture di casa Renault, ma parte da Coleos, un cambio a variazione continua, molto ma molto fluido nella guida e... ti dà anche un'impostazione volendo sportiva. Parliamo di questo cambio sul motore 2000 diesel da 175 cavalli che è disponibile nella versione due ruote motrici o nella versione quattro ruote motrici. Il quattro ruote motrici è il sistema al mod. Questo sistema ti consente tre posizioni di guida, quindi uno può lasciarlo in automatico e è il sistema tramite l'elettronica che decide se viaggiare a due ruote motrici o viaggiare a quattro ruote motrici in base alle condizioni del terreno, del percorso che uno fa, della velocità che uno, certo, che uno decide, al quale uno viaggia, o se no si può bloccare sul due ruote motrici per un trasferimento autostradale nella bella stagione dove non c'è questa necessità e si riducono lievemente i consumi, o se ci si trova su terreni difficili, accidentati, sulla neve, si blocca il quattro ruote motrici, si blocca il differenziale centrale e ci si toglie da qualunque situazione uno si possa trovare. È una macchina che è in grado di fare anche del fuoristrada. Per quanto riguarda gli allestimenti, questo è il più bello, Initial Paris. Questo è l'Initial Paris. Bravissima. Top di gamma. Top di gamma, quindi parliamo di una vettura con tutti gli interni in pelle, i sedili riscaldabili e refrigerati. Parliamo di una macchina che ha, per quanto riguarda la tecnologia e l'elettronica, non le manca assolutamente nulla. Ha i sensori anteriori e posteriori, ha i sensori laterali, ha il sensore di angolo morto sugli specchietti, ha il riconoscimento dei segnali stradali, ha l'avviso di mantenimento corsia, ha la telecamera posteriore, il cruise control, il regolatore e il limitatore di velocità, che è molto utile soprattutto durante i viaggi autostradali, e
oserei dire che non le manca veramente niente. No, in effetti, quindi grande comfort di marcia anche grazie all'insonorizzazione e poi vabbè la cura di tutti i dettagli che hai appena elencato. Per ultimo, ma anche se non è ultimo, il touchscreen con cui puoi fare praticamente tutto. Dal touchscreen su tutti e tre gli allestimenti, anche sui due allestimenti lievemente inferiori come l'Intense e lo Zen, abbiamo la possibilità di gestire il sistema di navigazione, il telefono tramite Bluetooth, abbiamo i comandi vocali, quindi io posso chiamare, utilizzare la rubrica del telefono facendo funzionare i comandi vocali della macchina. Abbiamo la parte audio, quindi abbiamo la radio, abbiamo il lettore USB che è in grado di gestire tutte le nostre canzoni che ci mettiamo su una chiavetta, ho la possibilità di memorizzare fino a 24 stazioni radio, quindi dal comando al volante e dallo schermo del sistema multimedia, da questo schermo da 8 pollici, uno comanda tutta la macchina, comanda l'illuminazione interna, comanda la climatizzazione, gestisce tutta la macchina con un tocco di dita. Il SUV che va a completare la gamma dei crossover di casa Renault. Esattamente, era la parte fuoristradistica che mancava alla nostra gamma premium. Certo, perché questo, vabbè sì, puoi usarlo anche come fuoristrada, ecco. Posso utilizzarlo anche come fuoristrada e posso trovarmi su qualsiasi tipo di situazione o terreno che non mi dà nessun tipo di problematica. Parliamo di neve, parliamo di stagione invernale, parliamo di qualunque tipo di situazione io posso pensare di trovare. E poi è bello, nero come colore evidenzia questi inserti cromati, no? Sia dentro che fuori, è molto elegante come... Sì, abbiamo 9 colorazioni, sono... Mi piace nero, sì, devo dire di sì. Tutte particolari, abbiamo 2 tipi di nero, questo è il nero ametista che sfuma un pochettino sul viola, abbiamo il blu cobalto, abbiamo il rosso rubino, abbiamo il bianco normale e il bianco perlato e abbiamo 2 nuovi tipi di grigi che sono esclusivi della Renault Koleos. E questi effetti blu cosa sono? Le lucine? Le luci interne. Anche il frontale comunque ha il LED, tutto, no? È tutto... Fari full LED, qui abbiamo fari full LED, abbiamo tutto. Comfort offerto dal sedile refrigerato è notevole. Decisamente notevole, sì, perché sto già bene, no? Mi sono acclimatata.